Vecchio, vieni da me per un aggiornamento. Ok. Ok, andiamo dalla nostra amica. La cosa c'è? Cazzo c'è là. Che no. Sembra letale. Rico, non è... Scusa. Allora, la loro tendina serve... Guidaci tu, Rico! Ma guardiamo un attimo i tasti, perché... Comandi PC. A piedi. Allora, spara lampino, riavvolgi maiuscolo. Ok. Rilascia ganci. Attiva arma. F lancia granate. Frag. Ok. Ok. Ah, C corpo a corpo. Mouse 3. No, non c'è proprio. Sto provando il tasto con la mia precisione, ma non fa male. Va bene. Avvio sta missione, via. Tanto poi mi basterà giocarci un po'. Ci prendo la mano. La situazione è pericolosa. C'è una rivolta a medici. Seguimi. Seguimi, ti mostro qualcosa di completamente avulso dalla clonazione. Dai! È un modello migliorato. Possiamo iniziare subito a provarlo. Hai ancora il paracadute? Sì. Bene, siamo riusciti a ridurre il catastrofico tasso di fallimenti. Siamo stati cauti, privilegiando la sicurezza, non come... Dima. Ti ricordi in Guatemala? Non sono fatta per il lavoro sul campo, ma tu mi hai salvata. Dopo il Guatemala ho cominciato a studiare il Bavarium, che c'è solo a medici. È curioso. Oltre ad avere proprietà magnetiche, può essere raffinato e diventare un potente esplosivo o una fonte di carburante quasi illimitata. Ma Rico, il Bavarium è nelle mani sbagliate. Noi cambieremo le cose. So di poter contare su Mario, Dima. Che mi dici di te? Ho commesso molti errori, Rico. Il perdono si ottiene con i fatti, Dima. Sì, ma io... Basta scuse. Ti aiuterò. Ci vediamo all'avamposto Guardia Alfa. Aiutami a testare il nuovo equipaggiamento. No! Lol. Ok. Paracadute. Ok. Oh! Bene, ora raggiungimi a Guardia Alfa. Ok, c'è molto... Prova a usare il rampino con il paracadute. Riavvolgi per trascinarti in aria. È come... volare. Bene. Arrivo. È il tuo braccio. Ecco. Ah, esplosione evitata. Esplosione? Ah, la sicurezza prima di tutto. Ah, tu stai bene? Sì, spostati. Va bene. Sarò a disposizione per ogni problema di progettazione. Non hai paura di volare, vero? Ah, oh, no. Un agente acrofobico. Sarebbe assurdo. Oh, questi sono ribelli. Salute. Cosa mi hai fatto? Ah, è il progresso che avanza. Abbiamo potenziato il tuo rampino. Oh.
Ci sono meno probabilità che ti strappi gli arti. Ora puoi collegare due oggetti e tirare. Il tuo amico Mario voleva chiamarlo Elastico 03, ma io lo trovo un nome un po' banale. Guardia Alfa sembra un buon posto da cui iniziare. Forse potrei iniziare con quel cancello? Sì, ti permetterà di accedere all'avamposto. Ho notato che i ribelli non sono il massimo a scavalcare le cancellate. Dieta povera, credo. So che ve la siete passata male, ma adesso cambierà tutto. Perché con questo dispositivo potrò distruggere l'avamposto anche senza armi. Cioè, wow, stiamo calmi, eh. Connessione interrotta, ma non ne frega nulla della connessione. Dai, su, non ne frega. Appena finisce, ragazzi, riattacco il video. Ok, è finito. Vai in maiuscolo. Ha funzionato. Sto entrando. Mi stai dicendo semplicemente. Se facessi tipo. Ah, ok, ho solo fatto. Sì. Le belle cose. Sono qua. Conforti vigilanza. Un lavoro scadente. No, il firewall ha più buchi del groviera. Chi ha messo in piedi questa rete? Dei babbuini? Bah, poco funzionale. Bastava che mi chiamassi. Sono un tuo fan. Le forze governative stanno per attaccare. È una rappresaglia per ieri notte. I ribelli sono in pericolo. Verranno sopraffatti dalle forze avversarie. È tragico. Ma è elettrizzante. Cioè, non mi riferivo all'attacco, mi sono espressa male. È elettrizzante poter provare la mia ultima invenzione. Cos'è quello? Per evitare disastri, allarga le braccia. Così. Che cosa stai facendo? Fatto. Ora hai una tuta alare. Utile per planare. Quando l'hai messa? Meglio se inizi vicino a un precipizio. Plana verso il ponte. Spero che funzioni. Per il bene di entrambi. Dobbiamo fare le cose per bene. Devo premere. Ehi, Dima! Questa tuta alare non è male. Potrei non averlo detto. Ti ho dato un dispositivo sperimentale, il GE-64, esplosivo al Bavarium. Allora iniziamo con il ponte. Ok, quindi voglio fare come hanno fatto vedere come faccio a posizionarlo? Sarà G.
Ah no, forse devo andare proprio sopra. Ah, blocco maiuscolo. Ah, non lo fa mettere solo là. Va bene, ok. A quanto pare la... Ok, va bene. No, 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 no. Madonna. Chiudi. Sono un idiota. Vabbè, quando ha finito... ragazzi, nel frattempo io voglio far vedere la mappa. Cioè, noi siamo qua, siamo qui e abbiamo due isole, un altro arcipelago e questo. Cioè, è enorme. Poi questa, vabbè, non l'ho segnata, ma fa niente. Bene. Mi dirigo verso un punto più sicuro. Cervo. Le forze di Diravello si spostano rapidamente. Fai in fretta. Pronto per il convoglio. I soldati di Diravello non sapranno cosa li ha colpiti. Oh, oh, ma che non ce la fa! Obiettivo raggiunto. Consiglio una battuta spiritosa in stile fumetto. Aspetta, rilevo degli elicotteri in arrivo. Due batterie di missili nelle vicinanze. Indico la posizione. Consiglio una riprogrammazione. Che battuta potrei fare? Sono caduti come... Lo so, Madonna. Ora che... accedi al pannello di comando dei SEM. Lo saprei. Missili sotto controllo, presto. Vai verso l'altra batteria. Dovrebbe bastare. Mi sono fatto dei nuovi amici. Quindi? Ottimo lavoro, Dima. Ciao. Rico, sono io, Mario. Mario Frigo. Ti ricordi dove abita mia nonna? Stasera fa la parmigiana. Devi assolutamente venire. Passo. Mario, perché hai un trasmettitore? Cosa? Beh, lo abbiamo tutti. Ehi, Rico, dovresti dire passo. Passo. Tutti? Passo. Magari intercettano. Dai, non pensare ai trasmettitori. Nonna sta già cucinando. Non fare tardi. Passo. Va bene, ragazzi. Direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo dalla matriciana della nonna. A dopo. Alla prossima. Ciao.